Ciao amici, bentornati sul canale Il Giornalismo del Cuore. Una voce che ha conquistato numerose generazioni. È questo ciò che rispecchia maggiormente il mitico Biagio Antonacci. Un cantante che ha fatto parlare di sé molto, anche nella sua vita privata. Infatti, per un certo periodo di tempo, egli è stato impegnato con la figlia di uno degli artisti più quotati di sempre. Il grande Gianni Morandi, ma cos'è andato storto nella relazione tra Biagio Antonacci e Marianna Morandi? È la città di Milano a dare i natali a Biagio Antonacci, il 9 novembre del 1963. Egli ottiene un'immensa fama come cantante e come chitarrista. Sono diversi anni ormai che il talento di Antonacci ci tiene compagnia e ci delizia con le sue canzoni ricche di significato. Da giovane scelse di arruolarsi come militare presso la caserma Cernaia di Torino, anche se allo stesso tempo continuava a coltivare la sua grande passione per la musica. È proprio a Garlasco, luogo in cui egli ha svolto servizio, che è riuscito ad incontrare Ron. Un artista che è rimasto molto colpito nel momento in cui ha assistito all'esibizione di Biagio Antonacci. È stato questo il trampolino di lancio per il grande cantante, che ha avuto l'opportunità di aprire un concerto di Ron. Nel 1988 partecipa al Festival di Sanremo, nella categoria Nuove Proposte, e solo dopo un anno stringe tra le mani il suo primo contratto discografico. Una carriera costellata di successi, in cui non è mancato lo spazio per la vita sentimentale. Biagio Antonacci per un certo periodo di tempo ha diviso la sua vita con Marianna Morandi, la figlia del mitico Gianni Morandi. È stato lui stesso a rivelare, durante un'intervista, le motivazioni che hanno spinto i due a prendere strade diverse. Il loro è stato un amore vissuto lontano dalle telecamere e dalle macchine fotografiche dei paparazzi, in quanto hanno cercato di tenere separata la vita professionale da quella privata. Ed è proprio per questo motivo che sono riusciti a vivere serenamente il loro amore, una love story molto bella e passionale. I due sono stati insieme per 9 anni, ossia dal 1993 al 2002. Insieme hanno avuto anche 2 bambini, Paolo e Giovanni. Anche se oggi non sono più insieme, hanno scelto ugualmente di conservare un buon rapporto proprio per l'amore della famiglia costruita insieme. Come recitano diverse voci che si rincorrono sul web, egli ha parlato a lungo della relazione con Marianna. Non sono mai stato sposato. Ho fatto 2 figli con una donna, Marianna, con la quale non condividevo nemmeno la residenza scritta sui documenti, poi mi sono separato da lei. Anche se tra i due non c'è più quell'amore che li ha resi una coppia molto affiatata, Biagio Antonacci e Marianna Morandi hanno scelto di mantenere un buon rapporto. Rapporto fatto di rispetto e amicizia reciproca. Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discuterne insieme. Ci vediamo nei prossimi video. Fino a quando ci incontriamo nuovamente.